Naturalmente quarta puntata di Fantasy Shaker, il nostro angolo del bar con il professor Antonio Faracca. Mi raccomando, giovani del sud, seguite con attenzione le sue lezioni e imparate bene, perché questo angolo del bar vuole essere un divertimento ma soprattutto un suggerimento di sbocco occupazionale per tutti voi giovani. Veniamo quindi alla quarta puntata, che è dedicata al mondo dei bicchieri. Può partire la sigla. Amici, ma soprattutto giovani del sud, ben ritrovati con il Fantasy Shaker, quest'angolo dedicato al bar nell'ambito della nostra trasmissione, sempre con il nostro professor Antonio Faracca e con i suoi giovanissimi allievi, ossia Massimo, Mariangela e Rosaria. Salutiamo anche loro per questa terza puntata e salutiamo anche il professor Antonio Faracca. Ben ritrovati al ponte di comando. Ah, è cambiato adesso, non è più Fantasy Shaker. Lello. Ma tu non stupi. Ho sbagliato. Ma questa era la prima puntata. Noi cosa abbiamo parlato della prima puntata? Abbiamo parlato del bar. E quindi questo era un argomento cardine della puntata. Giusto. Mi ricordo adesso. Il bar è un ponte di comando. Lo vogliamo spiegare velocemente perché è un ponte di comando? Perché proprio in questo, diciamo, è come una nave. È da qui che poi il barman si avventura. Perché è un continuo contatto con una clientela sempre nuova, sempre diversa. Allora, avventuriamoci in questa terza puntata e parliamo di che cosa? Dei bicchieri in uso al bar, che sono l'elemento principale del lavoro al bar. Li vogliamo conoscere questi bicchieri? Allora abbiamo il ballon. Questo bicchiere, vedi che c'ha una sua particolarità, questa forma piuttosto panciuta. Noi qui serviamo cognac o brandy. E la particolarità, poiché noi parliamo di cognac, qui parliamo di un distillato di vino, ha la caratteristica che il palmo della mano, quindi riscalda il contenuto nel bicchiere, e noi andiamo a dire che si umanizza. Proprio perché non fa altro che sprigionare questo bouquet del distillato. Ce ne sono tanti altri come forme, come... Ce ne sono tantissime, ma anche una curiosità. Vedi che noi abbiamo il piccolo tumbler, che in America viene chiamato anche del Monico Glass, perché questo era un noto locale di New York dove era solito frequentarlo Humphrey Bogart. Quindi c'è anche una storia dietro questi bicchieri. C'è anche una storia, ma in particolar modo c'è anche una curiosità. Pensa che a Parigi ci sono delle apposite celle azzurrate con delle lampade germicide che servono proprio a sterilizzare i bicchieri dopo che sono stati lavati. E adesso vedi un attimo quest'altro bicchiere. Questo è il galletto. Ecco, tu mi guardi. Qui si svela il mistero allora. Non è ancora svelato il mistero. Questo si chiama... Cioè almeno un collegamento, niente. Diciamo che è ancora fuoco. Noi qui serviamo tutti gli short drink, il primo mistero, bevanda corta, e abbiamo come unità di misura i 50 grammi più il 10-15% di liquido, e questo liquido è dovuto proprio allo scioglimento del ghiaccio. Mi scuso con i telespettatori a casa se la mia posizione non è delle più comode. Ecco qui, quindi questo abbiamo un'unità di misura di 60 grammi. Poi abbiamo la doppia coppetta da cocktail, e dove qui noi andiamo a servire medium drink, e l'unità è 80-90 grammi. E dopo questo viaggio nel mondo dei bicchieri conosciamo anche il cocktail del giorno, il cocktail della terza puntata di Fantasy Shaker. Qual è? Il cocktail di questa puntata è un cocktail un po' particolare, Lello. Abbiamo lo Spitfire, è un cocktail nato nel 1965 da Marino Marini, che è un noto barman, e questo apposito cocktail viene definito proprio il cocktail con lo smoking. Gli ingredienti base di questo cocktail, prego Massimo. Adesso invitiamo Massimo a preparare. Abbiamo un decimo di Curaçao, un decimo di amaretto di Saronno, e due decimi di vermouth dry e cinque decimi di vodka. Questo apposito cocktail, come potrai vedere e come i telespettatori a casa possono vedere, questo cocktail può essere servito come dopo cena, e in particolar modo noi lo possiamo catalogare nella categoria dei pus caffè. Questi pus caffè cosa sono? Non è altro che l'impiego del peso specifico dei liquori, perché abbiamo una sovrapposizione dei liquori e quindi andiamo a creare questo distacco tra un prodotto e l'altro.
ma la particolarità proprio di questo drink è la parte scenica. In questo caso si notano tutti i colori dei liquori all'interno. Vedere, vedi che noi qui già incominciamo a notare, a verificare questa suddivisione, il vermouth dry che già taglia e incomincia a partire, la vodka. E poi da questa parte, quindi da questo momento, nasce la parte più carina, in particolar modo consigliato per le signore. E in questo cocktail noi andiamo a mettere una rondella di arancia, e in questa rondella d'arancia quindi prenderemo un'apposita zolletta imbevuta con dell'alcol puro, e una volta bagnato quindi con un'apposita zolletta, ecco, andiamo ad aggiare leggermente. C'è un po' di scenografia, diciamo, questo. Questo famoso flambé. Ecco qui. Vedi che qui il cocktail sta incominciando a caramellare, la zolletta di zucchero. Una volta fatto questo passaggio, vedi che Massimo mi ha sistemato il bicchiere e noi andiamo a sistemare, quindi a presentare il cocktail al cliente direttamente nel bicchiere, in questa maniera. Allora, i passaggi base sono... E quindi, per il pubblico a casa, il cocktail è servito.